Buon pomeriggio a voi. Allora, voglio partire dal titolo di questo video. È una notizia apparsa sull'agenzia ADN Cronos, tra l'altro qualche anno fa, quindi non è recente, è esattamente del 13 di ottobre del 2016. Cosa si diceva in questa inchiesta? In questa indagine che era stata svolta, si diceva in buona sostanza che 9 medici su 10 non erano disponibili a farsi il vaccino antinfluenzale. All'epoca chiaramente questo non è che aveva suscitato o suscitava un particolare clamore. È evidente che ai giorni nostri invece la faccenda cambia e cambia radicalmente. Questo però non significa che quel dato non rimane valido, ma soprattutto rimane valido, secondo il mio punto di vista, per così farsi delle domande. E la domanda è molto semplice: ma perché addirittura il 90% fra medici e infermieri? Poi, tra l'altro, per un'informazione completa, io sono andato un po' a fondo a questo tipo di statistiche. È chiaro che ognuno arriva a dei dati che non è che sono sempre uguali, però anche coloro che hanno un dato un po' meno evidente di questa, così che possiamo definire un dato anche sorprendente, arrivano almeno al 70% dei medici, degli operatori sanitari non disponibili a fare il vaccino. Qui si parla di vaccini anti-influenzali. Ma ora io dico una cosa: perché poi noi ci dobbiamo sorprendere perché l'opinione pubblica di fronte a questa questione, a queste questioni, rimane scettica quando, ripeto, gli stessi addetti ai lavori, che sicuramente per quanto riguarda il mondo, chiaro, non sono degli scienziati, però sicuramente sono più vicini a questo mondo, a capire le ragioni, a capire benefici e a capire controindicazioni, che non il normale cittadino che nella vita fa un mestiere assolutamente che non ha nulla a che vedere con la nostra salute. Questo è evidente che ci pone delle domande e deve giustamente metterci in allarme, farci rizzare in qualche modo le antenne. Ora, a me piace sempre nella comunicazione portare esempi che sono esempi credibili di organi di stampa riconosciuti, ufficiali, come sicuramente è l'agenzia ADN Cronos. E la stessa cosa voglio fare, ad esempio, quando mi trovo di fronte a pareri di medici, di scienziati, immunologi, virologi. Cerco sempre in qualche modo di andare a fare riferimento a coloro che maggiormente sono riconosciuti credibili, a coloro che maggiormente sono anche conosciuti. Ma questo per una ragione semplice, perché a quel punto diventa molto più difficile per il mainstream, per i politici, controbattere a simili esempi. E ne voglio fare uno che ho avuto modo di verificare anche ieri sera. Ora, noi abbiamo sentito parlare molto in queste ultime 72 ore della faccenda che riguarda il vaccino AstraZeneca, che è stato ritirato per qualche giorno, è stato sospeso, in particolare, come vi raccontavo ieri, perché la Germania ha deciso di farlo e gli altri paesi, da buoni soldatini, hanno seguito l'esempio della Germania. Ma cosa ci avevano raccontato nelle ultime 48 ore i media, anche i media italiani? Che era una cosa poco accettabile, questo almeno in maggioranza era la voce di quelli che non condividevano questa scelta,
in quanto ritenevano che si trattava statisticamente di numeri molto esigui, ma soprattutto per un altro motivo, perché avanzavano così il discorso che riguardava le trombosi che ogni mese coinvolgono italiani e coinvolgono cittadini europei che purtroppo soffrono di queste problematiche. C'è chi anche purtroppo perde la vita a causa di queste patologie. E ci dicevano che quindi queste trombosi sono normali, i dati lo evidenziano, nel senso che i dati rispetto a quello che è successo dopo la somministrazione di AstraZeneca non sono dati che sono al di fuori del dato statistico. Peccato che però probabilmente, dico io, ci hanno detto una mezza verità, se non addirittura hanno così taciuto una verità. E mi spiego meglio. Anche qui voglio fare riferimento ad un personaggio che abbiamo imparato a conoscere, quindi difficilmente il mainstream potrà dirci: ma di cosa state parlando? Questo scienziato, questo immunologo non è riconosciuto, non è una persona qualificata. Io oggi vi parlo di Antonella Viola, immunologa, che tutte le settimane appare in televisione e in particolare sulla 7, che ieri ci ha detto una cosa che io considero sconvolgente. Perché contro, e l'ha chiaramente detto, contro i suoi colleghi, ha esordito così, io mi esprimo contro alcuni miei colleghi con i quali non sono d'accordo, perché lei diceva la Germania ha fatto benissimo perché i 7 casi di trombosi che hanno portato la Germania a prendere questa decisione non sono trombosi normali come noi siamo abituati a vedere. Ma sono tutti 7 casi analoghi, ma 7 casi assolutamente diversi dalle normali trombosi. Voi capite un'informazione importantissima, un'informazione che ci fa riflettere, e quindi lei ha concluso che è stato giustificato questo intervento da parte della Germania. Peccato, come stavo dicendo, che invece in molte altre trasmissioni questo è stato sottaciuto, tanto per prendere la Palombelli, che ormai cito tutti i giorni, ha parlato semplicemente il giorno dopo, quando ha detto in televisione, nella sua trasmissione in prime time: allora vi posso dire con soddisfazione che l'EMA ha dichiarato che si trattava di dati normali, di trombosi come ce ne sono tante altre, e quindi probabilmente ripartirà la vendita del vaccino AstraZeneca. Peccato, ripeto, che ha detto una verità parziale, o addirittura ha negato l'altro pezzo della verità, che in questo caso si trattava casi che erano trombosi anomale. Quindi non le solite trombosi. Ed è per questo motivo che anche il Ministero della Sanità in Germania ha voluto andare a fondo. Tra l'altro, noi dobbiamo sempre, secondo me, guardare molto all'informazione, andare a vedere le cose che magari sono anche in contraddizione per evidenziarle. A partire, ad esempio, dall'anno scorso, quando, se vi ricordate, c'erano dei virologi che dicevano le mascherine non servono e altri che dicevano che erano fondamentali. Adesso vi ho citato questo caso, ma ci sono talvolta anche magari dei medici, dei primari d'ospedale, come può essere il professor Bassetti, che talvolta dicono delle cose che vanno un po' nella nostra direzione, nel senso, quando lui dice testualmente che dovranno essere date delle risposte ai tanti morti nel mese di aprile, di marzo, specialmente della Bergamasca, perché lì ci sono delle cose non chiare e sarebbero state magari necessarie le autopsie. Ecco che lui solleva un problema, perché
che sarebbe stato necessario e ancora adesso sarebbe necessario andare esattamente a capire alcune ragioni che hanno portato a così tanti decessi in quella zona. Poi magari per altre cose non siamo assolutamente d'accordo con Bassetti, però noi queste situazioni dobbiamo sfruttarle, così come dobbiamo evidenziare quando qualche mese fa Zangrillo e Remuzzi dicono il virus è clinicamente morto. In conclusione, perché vi faccio questo discorso? Perché ritengo a questo punto incredibile, ritengo assurdo che i media così si scaglino contro le persone che si rifiutano, ma perché usano il buon senso di vaccinarsi immediatamente. Ma scusate, se io sono di fronte a situazioni di grave contraddizione fra gli scienziati e ve l'ho evidenziato, quando sono di fronte a certe situazioni dove gli stessi medici di fronte ai vaccini non sono disponibili in una percentuale elevatissima, quando ad esempio ho altre situazioni come quelle dello scienziato premio Nobel per la medicina che dice in modo chiaro che lui in questo momento è scettico, non vuol farsi vaccinare perché ritiene che ci siano delle cose che ancora bisogna scoprire, verificare sui vaccini. Allora, perché noi dobbiamo essere additati, perché noi dobbiamo essere messi spalle al muro, quasi messi alla gogna, perché abbiamo un atteggiamento che io invece ritengo responsabile. È questo che dal mio punto di vista è assolutamente inaccettabile, perché non è semplicemente per partito preso, almeno per quanto mi riguarda, che io sono contro i vaccini. Io sono contro tutta questa situazione che si è creata, partendo addirittura anche dai tempi di realizzazione di questi vaccini che ci dicevano qualche mese fa mai sarebbe stato possibile in così breve tempo realizzare un vaccino. E adesso invece ci spiegano il contrario. E poi per tutte le ragioni che ho avuto modo di elencarvi oggi. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo stasera.